Torino deve qualificarsi sempre di più e sentirsi e viversi come una grande città universitaria. Abbiamo due università di eccellenza tra le migliori del paese, abbiamo 100.000 studenti universitari su una popolazione di 900.000 abitanti. Le università possono essere a Torino non solo lo strumento con cui dare ai giovani una formazione sempre di migliore qualità, ma anche la leva per attrarre nella nostra città investimenti nella ricerca, nell'innovazione, nella tecnologia, essere il punto di incontro tra il sistema produttivo che si specializza sempre di più e il sapere, la conoscenza che l'università elabora e produce ogni giorno. Abbiamo la positiva esperienza del rapporto tra Politecnico e imprese del settore automobilistico che ha consentito di specializzare le produzioni di quelle imprese rendendole più competitive e al tempo stesso ha attratto nella nostra città i centri di ricerca di 7 grandi società multinazionali dell'auto. Lo stesso modello può essere replicato per le facoltà di medicina e per altri settori universitari. Questo significa naturalmente assumere l'università, il suo sviluppo, la sua crescita come una delle priorità della vita di Torino e quindi al centro dell'azione del Comune ci dovrà essere sempre di più l'università come uno dei grandi investimenti, uno dei grandi tratti caratteristici della vita della città. Bisogna fare in modo che il benessere dei cittadini sia una prerogativa di ogni politica. La salute si tutela con una sana alimentazione, garantendo ai cittadini di poter fare pratica sportiva, con un lavoro che sia sicuro e non nocivo, con un ambiente che non sia inquinato e pericoloso per la salute e poi naturalmente anche con le cure e un sistema sanitario efficiente quando un cittadino ne ha bisogno, e cioè la salute in tutte le politiche. Io ho avanzato anche una proposta coerente con questo impianto, cioè che ogni decisione del Comune in ogni campo sia corredata sempre di una valutazione di impatto sociosanitario, cioè si valutino le conseguenze di ogni decisione e di ogni delibera sulla salute dei cittadini per prendere anche le misure necessarie a governare bene le conseguenze di ogni decisione a tutela della salute dei cittadini. La città della scienza e della salute può essere un grande asset per la città di Torino. Già oggi noi siamo una città che offre un servizio sanitario di eccellenza e di qualità. Possiamo diventare una grande capitale della salute a livello nazionale e internazionale se investiamo ancora di più nel miglioramento della qualità dei nostri ospedali e del nostro sistema sanitario e se insieme al miglioramento della struttura sanitaria lavoriamo per portare a Torino investimenti di aziende farmaceutiche, delle biotecnologie, del sistema medico, investimenti nel campo della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia che consentano di stabilire una relazione sempre più utile ed efficace alla tutela della salute dei cittadini. E per questo abbiamo bisogno di avere un sistema sanitario efficiente, ma anche di avere un'attività di ricerca e di innovazione che ci consenta di essere sempre alle frontiere più avanzate della medicina, della scienza e della tutela della salute dei cittadini.